a tutti amici e amiche creative e benvenuti sul mio canale. Oggi con voi voglio realizzare degli orecchini coi copritappi di champagne. Volevo fare una piccola precisazione: nel corso del tutorial mi riferirò ai copritappi di champagne come ai tappi di champagne. Ed ora iniziamo subito! Il materiale occorrente: due tappi di champagne, una sfoglia di pasta polimerica bianca. Io utilizzo la pasta polimerica della Premo. La pasta polimerica deve essere condizionata, ed una mille fiori cane che ho realizzato tempo fa e che potete trovare il tutorial sul mio canale. Vi lascio il link del video nell'info box e qui sopra a destra. Ho tagliato delle fette di mille fiori cane e le ho posizionate sulla sfoglia bianca. Con la carta forno ed un mattarello in acrilico ho fatto aderire bene le fette sulla superficie della sfoglia. Poi ho inserito la sfoglia nella macchina della pasta allo spessore 3. Ho girato la sfoglia sul retro, ho spruzzato dell'acqua prima di passare un roll per texturizzare la superficie. Ho texturizzato la superficie con dei roll che ho realizzato personalmente con la mia stampante 3D. Potete trovare questi roll sul mio sito www.annerose.it. Spennellare un pigmento bianco perlato su tutti e due i lati della sfoglia della pasta. Io ho utilizzato il pigmento bianco perla Sahara della Resin Pro. Utilizzando dei cutter per biscotti tondi, ritagliare due forme, una grande e una piccola. Il tondo piccolo dovrà avere il diametro del tappo di champagne. In questa maniera si potrà facilmente incassare il tappo nella pasta polimerica. Aiutatemi a far crescere il mio canale, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto ed attivate la campanella delle notifiche. E se il video vi sta piacendo, un bel pollice in su è sempre ben gradito. Ed ora realizzo anche i perni per gli orecchini. Cuocere la pasta polimerica in accordo con le indicazioni rilasciate dal fabbricante della pasta polimerica utilizzata. Dopo la cottura rifinisco i bordi dei particolari utilizzando la carta vetrata oppure una limetta per le unghie. Lucidare la superficie dei particolari con la resina UV. Normalmente la pasta polimerica non necessita di vernici protettive o di rifiniture, perché basta lucidarla con le carte vetrate. Ma in questo caso ho utilizzato la resina UV perché ho spennellato il pigmento sulla superficie e quindi, se dovessi passare le carte vetrate, toglierei l'effetto perlato del pigmento. Quindi ho protetto la superficie con la resina UV e l'ho applicata su entrambi i lati. Inoltre, la resina UV in questo caso mi fa anche un altro lavoro molto importante, perché mi incolla i tappi di champagne alle basi degli orecchini. I componenti per gli orecchini sono pronti ed ora non mi resta che montarli. Ho forato i componenti per gli orecchini utilizzando un trapanino manuale che ho acquistato alla polymerclay.it.
Ed ecco gli orecchini coi tappi di champagne terminati. E anche per oggi questo tutorial termina qua. Spero vi sia piaciuto e che vi sia servito come spunto per le vostre creazioni. Se vi è piaciuto, mettete un like e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale e non dimenticate di attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi video che presto usciranno. E se siete anche interessati ad acquistare le mie creazioni, visitate il mio shop www.annerose.it. Ciao a tutti, amici e amiche creative, e buona creatività a tutti! Thank you.